La rosa della vendetta. Anticipazioni dell'episodio di domenica 27 ottobre. Dopo il matrimonio, Gulcemal costringe Mert ed Eva a vivere sotto lo stesso tetto, imponendo a Mert di non rivolgere mai lo sguardo verso sua moglie. Gulendam scopre le dinamiche che si sono create tra suo fratello e suo marito, e, venendo a conoscenza del terribile gesto commesso da Gulcemal, è furiosa con suo fratello. Dopo aver scoperto che ha tagliato il dito di suo marito, Decide quindi di lasciare quella casa. Ipek, rendendosi conto che ci sono problemi nel matrimonio di sua sorella, arriva alla villa con l'intento di convincere Deva a partire con lei. Tuttavia, Deva mente affermando di amare Gulcemal e di non avere alcuna intenzione di andarsene. Aggiunge inoltre a Ipek di comunicare a Ibrahim che deve accettare il fatto che lei è ormai sposata. Ipek, infastidita, lascia la villa sostenendo che Deva merita di soffrire. Deva comincia a piangere mentre Gara cerca di confortarla, ma Gulcemal interviene per impedire che lo faccia. Poco dopo, Gara entra nella stanza di sua figlia, dicendole che Gulcemal prima o poi le darà il suo perdono. Tuttavia, Deva accusa Gara di essere responsabile della sua attuale situazione, sostenendo che se non avesse seguito il suo consiglio, avrebbe potuto rivelare a Gulcemal la verità. Inoltre, Deva dichiara di non desiderare più il perdono di Gulcemal. A causa di quanto accaduto, non sarà mai in grado di perdonarlo. Ibrahim fatica a credere che Deva abbia scelto di sposare il figlio di Zafer. Preoccupato per il benessere di Deva, decide di contattare Gara, chiedendo il suo intervento per aiutarla ad allontanarsi dalla casa di Gulcemal, consapevole del serio pericolo in cui potrebbe trovarsi. Si accordano per vedersi il giorno successivo per parlare. Nel frattempo, Mert e Gulendam cominciano a preparare le valigie per la partenza. Gulendam ha l'intenzione di trascorrere un periodo in Italia e Mert è favorevole a questa idea. Entrambi intendono partire il giorno dopo, quindi Gulendam inizia ad acquistare i biglietti per l'Italia. Tuttavia, si rende conto che suo fratello ha bloccato le sue carte e lo affronta, urlando e chiedendogli come si sia permesso di farlo. In risposta, Gulcemal le spiega che è stato lui a fornire le carte a sua sorella e che può bloccarle quando desidera giustificando così il suo gesto. Gulendam urlando ribadisce che partirà anche senza il permesso di Gulcemal e che non accetterà mai di vivere sotto lo stesso tetto con Deva. Gulcemal le risponde che non potrà andare da nessuna parte finché sarà sposata con Mert, aggiungendo che non deve preoccuparsi, poiché Mert non guarderà mai Deva negli occhi. Nel frattempo, Vefa entra nella stanza della coppia e vede Mert che sta preparando le valigie per la partenza. Le chiede dove pensano di andare e Mert risponde che si dirigeranno in Italia. Vefa sorride e commenta che non andranno da nessuna parte, visto che Gulcemal ha bloccato tutte le carte di credito di sua moglie. Mert scopre da Vefa che Gulendam non possiede nulla, poiché tutto appartiene a Gulcemal. Poco dopo, Mert incontra Deva nel corridoio e iniziano a incolparsi l'un l'altro per le loro vite distrutte. Deva si sente prigioniera in quella casa. E ritiene che sarebbe meglio morire su un dirupo piuttosto che cedere alle pressioni di Mert per sposare Gulcemal. La ragazza si allontana e trova Gulcemal in salotto, il quale le chiede di sedersi e lei obbedisce. Gulendam osserva che Deva ora segue ogni ordine del marito senza discutere. In risposta, Gulcemal si rivolge a sua sorella, dicendo che anche lei dovrà imparare a obbedire quando ordina di pranzare con loro. Gulendam rifiuta di sedersi con Deva. In quel momento, Mert arriva e Gulcemal ordina a Mert di sedersi, ma Gulendam gli impone di non farlo. Gulcemal offre a Mert tre opzioni: concedere il divorzio a sua sorella e lasciare la casa, oppure andarsene e prendersi cura economicamente di sua famiglia senza alcun supporto da parte sua, sottolineando che lo terrà d'occhio e che se Mert non sarà in grado di garantire una vita dignitosa alla sua famiglia, Gulcemal lo ucciderà. Mert, in lacrime, Chiede quale sia la terza opzione. La risposta di Gulcemal è semplice. Mert deve sedersi a quel tavolo e vivere secondo le sue regole. Gulendam interviene e difende suo marito, spiega a Mert che è pronta a vivere con lui anche per strada. Mert risponde che se lasceranno quella casa non avranno una vita facile. Successivamente si siede a tavola e anche Gulendam è forzata a sedersi accanto a lui piangendo, mentre Gulcemal augura a tutti buon appetito. Nel frattempo, Arman e Ipek si incontrano e il figlio di Zafer confida alla ragazza di voler trasferirsi a Londra poiché non desidera vivere nel caos costante che sua madre e suo fratello creano. I due ricordano i vecchi tempi e Ipek si sente molto triste all'idea che Arman stia per partire. Intanto, dopo colazione, Deva entra nella sua stanza, scossa dal modo in cui suo marito ha trattato Gulendam e Mert. Comincia a tremare, prende una coperta e si sdraia sul divano e si addormenta. Gulendam invece inizia a discutere con suo marito per non aver preso una posizione. Mert risponde che non può permettere che lei viva in povertà. Gulendam ribatte che ha vissuto la sua infanzia per strada e non teme di tornare a quella vita, ma ciò che le fa male è vedere Mert comportarsi da codardo. Aggiunge che la loro relazione è finita. Lo manterrà al suo fianco per il bene di loro figlio, ma non ha alcuna intenzione di amarlo ancora. Inoltre aggiunge che a partire da ora, lui dormirà sul divano. Intanto Gulcemal entra in camera e si mette a letto, e si accorge che Deva è sul divano in uno stato di delirio. La tocca, e si rende conto che ha la febbre alta, quindi chiama immediatamente Gara, che cerca di contrastare la febbre di Deva. Senza successo, perché la temperatura di sua figlia continua a salire. Gulcemal chiede a Gara di chiamare un medico mentre nel frattempo solleva sua moglie e la porta nella vasca, per cercare di abbassarle la temperatura. Poi le accarezza il viso e le dice che tutto passerà. Nonostante la rabbia che prova, è chiaro che ama profondamente sua moglie. La mattina seguente, Gulcemal si sveglia con Deva accanto a lui. Non ha chiuso occhio per tutta la notte. Tuttavia, continua a tornare in mente ciò che sua madre gli aveva detto. Deva è innamorata di Mert. In ospedale, Ermulan informa Zafer che Arman sta organizzando un viaggio per Londra. Nel frattempo, Ipek ascolta una telefonata di Arman e scopre che lui andrà a vivere con la sua ex fidanzata. Ipek gli chiede se ha intenzione di tornare con la sua ex, ma Arman la sorprende dicendo di essere innamorato di Ipek fin da quando era bambino. La loro conversazione viene interrotta da Ermulan, che lo chiama per avvisarlo che le condizioni di Zafer sono peggiorate. Vefa chiede a Gulcemal informazioni sulla salute di Deva, ma lui è ancora arrabbiato con l'amico per aver nascosto la relazione tra sua moglie e Mert. Vefa spiega di aver scoperto tutto, vedendo le foto di entrambi sul cellulare di Mert. Successivamente consegna a Gulcemal il vecchio telefono di Mert e, guardando le immagini, nota quanto Deva fosse felice con Mert. In quel momento, il medico entra nel soggiorno e informa Gulcemal che Deva deve essere portata subito in ospedale. Tuttavia, Gulcemal si oppone, affermando che Deva non andrà da nessuna parte. Vuole che il medico prenda un campione di sangue da Deva per effettuare degli esami, ma che lei rimanga a casa. Il medico, concordando con la sua decisione, si dirige verso la stanza di Deva, mentre Gulcemal continua a osservare le fotografie. Mentre osserva le foto di Deva e Mert, Gulcemal è convinto che lei non sia riuscita a dimenticare quell'uomo, e ciò lo fa infuriare tanto da buttare via il telefono. Il medico arriva e lo informa che non è riuscito a capire la causa della febbre. Gulcemal però chiede se sua moglie stia fingendo la malattia, ma il medico nega questa supposizione. Ibrahim torna a casa e trova Ipek in lacrime. Presume che sia triste per Deva, ma Ipek è sconvolta dal fatto che suo padre parli solo di Deva, trascurando i suoi problemi. La ragazza, piangendo, dice a suo padre che Arman ha deciso di trasferirsi definitivamente a Londra. Dopo averle confessato il suo amore, affinché non rimanesse un segreto. La cosa più dolorosa è che Arman non le ha nemmeno proposto di seguirlo, né ha considerato che il suo amore potesse essere ricambiato. Nel frattempo, Armagan incontra Gulendam in un bar e le spiega di non essere tornato alla villa per timore di una reazione inappropriata da parte di Gulcemal. Le comunica poi la sua decisione di partire per Londra quella stessa notte per iniziare una nuova vita. Gulendam è sinceramente felice per Armagan e sostiene la sua scelta. Gli chiede di essere felice anche per lei e Armagan promette di accontentare i desideri di sua sorella. Nel frattempo, Mert arriva in banca per ritirare tutti i suoi soldi dal conto di risparmio. Si nota che è molto teso, poiché si guarda continuamente intorno. Intanto, Zafer contatta Ipek e le chiede di impedire ad Arman di andarsene. È sicura che Ipek possa farlo, poiché Arman la ama e la implora di confessare il suo amore per lui, convinta che, in tal caso, lui resterà in Turchia. Inoltre, promette di portare Deva via dalla casa di Gulcemal per cominciare una nuova vita per tutti sotto la sua protezione. Alla villa, Gara si trova accanto a Deva. La ragazza spiega che la sua malattia è causata dall'angosciante situazione attuale, simile a quando perse sua madre, periodo in cui rimase a letto per giorni, tanto che Ibrahim volle portarla a curarsi a Istanbul. Ibrahim capì che la malattia di Deva era dovuta alla tristezza e le preparò una zuppa magica, con maccheroni a forma di fiori, che la aiutò a sentirsi meglio. Gara intende preparare la stessa zuppa, ma Deva chiarisce che non si tratta solo del cibo, ma della presenza di Ibrahim che si prese cura di lei. È molto triste per averlo perso. Uscendo dalla camera, Gara realizza quanto Deva ami Ibrahim. Si dirige quindi verso il giardino per informare Gulcemal. Deva si è ammalata a causa della tristezza e che non merita tali maltrattamenti. Gulcemal conosce già la causa della malattia di Deva e pensa che si riprenderà presto. Tuttavia, Gara sottolinea che lui è diventato crudele con lei. Gulcemal afferma che Deva si sia meritata la punizione, ma Gara spiega di averla dissuasa dal rivelare la verità quando vide Merti in casa. Gara insiste che, sebbene possa essere arrabbiato con lei, non dovrebbe far soffrire Deva. Gulcemal è convinto che Deva sia uguale a sua madre e desidera fuggire con il suo primo amore. Gara non concorda e dice che Deva non è affatto innamorata di Mert ma è profondamente innamorata di lui. Gulcemal riflette sulle parole di Gara, la quale lo invita a scegliere la via dell'amore invece di quella dell'odio. Prima di andarsene, informa Gulcemal che Deva potrebbe sentirsi meglio se avesse la possibilità di mangiare la zuppa magica preparata da Ibrahim. Quella notte, Armagan si prepara per la partenza e Ipek decide di accompagnarlo in aeroporto. Il giovane si scusa con Ibrahim per ciò che ha fatto sua madre e chiede la sua benedizione. Ibrahim, privo di rancore, gli augura buon viaggio. Nel frattempo, Mert è al telefono con qualcuno che sta organizzando i suoi documenti e comunica di essere disposto a pagare per riceverli il prima possibile. Gulendam, ascoltando la conversazione, si rende conto che Mert sta progettando di scappare ma non dice nulla. Ibrahim si siede all'esterno della casa, lamentandosi per aver detto a Deva che avrebbe rinunciato a lei. In quel momento, Gulcemal arriva a casa di Ibrahim, riferendo di non essere riuscito a contattarlo e di avere notizie su sua figlia Deva. Ibrahim, per l'ennesima volta, dimostra il suo orgoglio affermando che Deva non è sua figlia. Gulcemal comunica a Ibrahim che Deva è malata e ha bisogno della zuppa magica di suo padre, nonché delle sue cure. Ibrahim si alza in silenzio per preparare la zuppa, mentre Gulcemal aspetta pazientemente fuori. Intanto Gulendam è in lacrime nella sua stanza, ansiosa per il fatto che Mert stia organizzando di fuggire, tradendo così il suo amore. Ibrahim esce con una pentola di zuppa e Gulcemal lo invita a salire in auto per andare da sua figlia. Nel frattempo, mentre si dirigono verso l'aeroporto, Ipek chiede al conducente di fermare l'auto. Arman non capisce cosa sta succedendo. Ma Ipek gli domanda perché, dopo averle confessato il suo amore, non le abbia chiesto se anche lei lo ama. Armagan risponde di sapere che Ipek non nutre sentimenti per lui, poiché ha avuto fidanzati molto migliori. Si considera inferiore e non comprende perché Ipek dovrebbe provare affetto per lui. Ipek però afferma che i suoi ex fidanzati l'hanno sempre trattata male e che per questo ha deciso di interrompere le relazioni con loro. Ogni volta che si sentiva triste, Piangeva sulla spalla di Armagan, che si adoperava sempre per sostenerla. Infine, Ipek dichiara che Arman è decisamente migliore degli altri uomini e gli confessa il suo amore, esprimendo il desiderio di stare insieme e di non volerlo vedere partire. Poco dopo, Zafer riceve un messaggio da Ipek che la informa che Arman non lascerà il paese. Zafer si prepara a lasciare l'ospedale, mentre Gulcemal arriva con Ibrahim nella stanza di Deva, portando la zuppa per sua figlia. Deva sorride nel vedere suo padre e Ibrahim la chiama figlia, felice. Deva lo abbraccia mentre Gulcemal osserva la scena con un sorriso. Dopo la visita, Gulcemal accompagna il suocero a casa. Intanto Mert vuole parlare con Gulendam, ma quest'ultima si rifiuta di farlo in quel momento. Zaffer entra nella villa e inizia a chiamare Deva. Vefa, ascoltando le sue urla, è infastidita dal fatto che Zafer sia entrata senza permesso. Anche Gulendam non è contenta di vedere sua madre e inizia a urlare contro di lei. Zafer spiega di essere lì per distruggere il matrimonio di Deva e Gulcemal e ricomincia a gridare il nome di Deva. Quest'ultima, sentendosi meglio, ascolta la voce della donna, mentre Gara comincia a sospettare il vero motivo della sua visita. Nel frattempo, Gulcemal arriva a casa di Ibrahim, ma quest'ultimo inizia a piangere e Gulcemal si siede accanto a lui, volendo sapere che cosa è successo. Intanto, Deva chiede a Zafer perché sia venuta lì. Ibrahim chiede a Gulcemal di lasciare andare sua figlia, poiché ha capito che, nonostante l'amore che Deva prova per lui, sta soffrendo in quella casa. Non sa cosa sia successo tra loro, ma crede che sua figlia meriti la felicità che non troverà mai con Gulcemal. Nel frattempo, Deva entra nel soggiorno e Zafer inizia a parlarle, rivelando di avere un segreto che ha custodito per anni. Le ricorda tutto ciò che ha fatto per lei. E le dice di averla cresciuta utilizzando i soldi di suo padre. All'inizio, Deva non riesce a capire di cosa si stia parlando. Ma Zafer diventa più chiara e le mostra una vecchia foto del suo secondo marito, dicendo: Mustafa, è tuo vero padre. Zaffer lo afferma con un sorriso, mentre Gara ascolta di nascosto l'intera conversazione e si sente male. Contemporaneamente Ibrahim comunica a Gulcemal di essere innamorato della figlia del suo peggior nemico. Gulcemal realizza che sua moglie è la figlia dell'uomo che lui ha ucciso. Nel frattempo, Deva fatica a credere alle parole di Zafer, affermando che suo padre è morto a causa del morso di un serpente. Zafer ribatte, sottolineando che il serpente in questione si chiama Gulcemal. Zafer inizia a mentire spudoratamente, affermando che voleva aiutare Deva, per questo motivo l'ha mandata a vivere con Ibrahim. Deva fatica a credere alle sue parole. Ma la donna prosegue con la sua storia inventata, dicendo che Gulcemal non solo ha ucciso suo padre, ma è anche responsabile della morte di sua madre. Deva è curiosa di sapere come Gulcemal possa essere coinvolto nella morte di sua madre. Zafer spiega che la madre di Deva ha commesso un gesto estremo dopo aver perso Mustafa. Gara percepisce chiaramente le menzogne di Zafer e sa che la verità è diversa, poiché in realtà Zafer voleva liberarsi di lei affinché nessuno reclamasse l'eredità di Mustafa. A quel punto Gara interviene. Si presenta furiosa di fronte a Zafer. La donna, realizzando che Gara è in realtà Firuzer, sviene dallo shock davanti a tutti. Deva vuole capire cosa stia succedendo, poiché Zafer è svenuta di fronte a Gara. La donna le rivela finalmente la verità. Il suo vero nome è Firuze e lei è sua madre, quella che Deva credeva morta nel lago. L'episodio di domenica si conclude con questo incredibile colpo di scena.